Siamo qui con Michele Fontana, campione 5.000 metri piani e in pista. Ciao Michele, allora parlaci dell'ultimo titolo che hai ottenuto. Okay. Dai. Allora, ciao a tutti, allora l'ultimo titolo è stato il 13 giugno scorso, che era anche il giorno del mio compleanno, dove sono finalmente riuscito a vincere un titolo italiano al mio primo anno di categoria juniores. È stata una bella gara, sono partito forse un po' troppo presto, ai 3.000 metri, però niente, dai, il risultato ho vinto, quindi va tutto bene, sono contento così. Allora, la corsa cioè, fa parte della tua vita, ma tu cosa fai nella vita? Studi, lavori? Sì, studio, frequento il quinto anno dell'ITC Parini di Lecco, ragioneria, e la corsa è per me il mio unico svago, il mio unico hobby, cioè, perché oltre a questa con lo studio non riesco a far conciliare altre cose. Cioè, tu devi far conciliare, ci sono tante ore di allenamento devi fare. Io adesso mi alleno tutti i giorni, quindi sì, mi alleno da l'una, magari anche solo un'ora, però di solito 2 ore al giorno, quindi arrivando a casa verso le 2:30 del pomeriggio si studia un po' e poi inizio subito. Comunque ci vuole tanta passione per portare avanti passione, diciamo. Infatti sì, per fortuna che c'è quella, c'è la passione, anche perché in Valsassina è difficile fare sport adesso, perché poi iniziando appunto la scuola, l'inverno, siamo lontani dalle scuole, diventa difficile, però se c'è passione si va avanti. Ci hai detto che hai vinto il titolo nazionale di 5.000 piani pista. Prossimi obiettivi, cioè cosa che vorresti raggiungere, diciamo? Adesso verso i primi di novembre ci sono le selezioni per andare ai campionati europei di corsa campestre. Saranno 3 gare di selezione e spero di azzeccarne almeno 2 per riuscire a entrare nei primi 5 in Italia e andare appunto a Dublino e correre il mio primo campionato europeo. Ok, allora punti un po' proprio in alto, eh? Sì, adesso sì, almeno quest'anno come primo anno a partecipare, poi l'anno prossimo magari se riusciamo a fare qualcosa di bello, va bene, i primi 10-20 ci proveremo. Ok, un messaggio ai giovani che magari iniziano con questi, cioè con lo sport, con la gara, le corse. Io voglio lanciare un messaggio soprattutto appunto a quelli che frequentano, che fanno atleti, che fanno la corsa, perché è uno sport di enormi sacrifici, però se appunto con i sacrifici si ottengono grandi risultati e poi ci si diverte, è uno sport pulito e quindi correte. Perfetto, grazie. A te.